Siamo qui con Paolo Proli, Head of Retail Distribution di Amundi. Dottor Proli, Amundi è presente al Salone del Risparmio quest'anno con una conferenza dedicata al tema dell'innovazione e della disruption. Di cosa avete parlato? Noi abbiamo sfruttato appunto questa tematica sulla disruption, quindi sul cambiamento, sull'innovazione, su quei modelli di business che stanno evolvendo e stanno intercettando i nuovi consumi. Il fintech è un esempio, ma ne abbiamo presentati anche altri, proprio invitando anche società disruptive a parlare con noi, come Furban ad esempio nella distribuzione alimentare a chilometro zero sostenibile sulla città di Milano, ma che sta anche già crescendo fuori dalla città di Milano. Abbiamo invitato Satispay proprio per la metodologia mobile phone per il pagamento e Tesla parlare proprio anche dell'automotive, dell'auto elettrica. Indubbiamente questi sono i nuovi trend di quello che sta diventando la nostra abitudine al consumo, che sta cambiando. C'è un'evoluzione, e quindi un'evoluzione dovuta alla disruption, che può essere di innovazione tecnologica, ma è plurisettoriale. L'innovazione, che quindi sta toccando tutti i settori dell'economia, ci permette anche di focalizzarci con prodotti di investimento che fanno stock picking specifico proprio su queste aziende, per generare dell'alfa rispetto all'indice MSCI World. Ecco, oltre a questa conferenza, Amundi è presente con la sua persona in una tavola rotonda dedicata ai piani individuali di risparmio e PIR. Ecco, quali temi affronterete? Ma la tavola rotonda è proprio quella di Assogestioni su questa tematica molto importante. I piani individuali di risparmio sono partiti benissimo l'anno scorso, una raccolta netta di oltre 10 miliardi di euro. Noi come Amundi abbiamo rappresentato più o meno il 20% del mercato italiano, ci fa particolarmente piacere perché siamo stati tra i primi a credere nel progetto. Abbiamo creato soluzioni fondo per permettere subito la defiscalizzazione sul mercato, abbiamo intercettato quindi bisogni bilanciati, azionari della clientela, per profilarsi rispetto all'investimento più domestico sul mercato italiano. Crediamo che questa raccolta sia molto importante, perché in effetti una parte percentuale sta arrivando anche alla piccola e media impresa, ovviamente non il totale. Prima stiamo capitalizzando il mercato italiano, discuteremo di questo e discuteremo del next step, cioè cosa dobbiamo fare ancora per migliorare, per poter essere ancora più vicini all'economia reale. Penso che parleremo molto anche di prossimo futuro, quindi magari anche di ELTIF che possono essere peer eligible e che quindi l'economia reale proprio lì venga a essere finanziata in maniera diretta su strumenti più in liquidi, più a lungo termine, quindi ideali per questo, e continuare a crescere sul collocamento dei fondi peer, che hanno una loro veramente importante funzione social investments in questo momento. Devo dire che il primo trimestre già ci ha dato un bel segnale, perché in Amundi abbiamo raccolto più di 1 miliardo di euro anche nel primo trimestre del 2018 proprio su strumenti peer, sia assicurativi che fondi di investimento. Grazie, dottor Proli. Grazie a voi.